Salve ragazzi e bentornati in una nuova location, a quanto pare, in sport, nel canale tutto a sfondo sportivo e non solo. Abbiamo voluto fare questo video introduttivo di quattro chiacchiere fondamentalmente per innanzitutto per riprendere la confidenza con la telecamera. Riprendere l'attività, più che altro. E spiegare perché siamo stati lontani dal canale che sembrava abbandonato ormai, però non è abbandonato, posso garantire, e le motivazioni che ci hanno portato distanti dall'attività su internet. Allora, fondamentalmente per me è stato un problema tra la laurea, tra salute, problemi di salute purtroppo, quindi ho avuto un bel po' da fare. Poi comunque abbiamo avuto impegni sportivi. Io sono stato preparatore atletico di una squadra di seconda categoria calcistica, quindi a livello dilettantistico, e Giuseppe ha avuto anche il suo bel da fare, anche gatte da pelare con l'infortunio al quadricipite. Quindi abbiamo avuto un anno un po' travagliato, però le idee per il canale sono sempre continuate a girarci in testa, quindi speriamo di portare dei contenuti di qualità qui sul canale di InSport. Purtroppo è vero, sono io come Gianluca siamo stati distanti, chi per un motivo o per un altro. Io ho viaggiato tantissimo, noi siamo di Crotone, ormai l'avete capito, e anche per chi ci segue comunque sui social, Instagram e Facebook, ormai vede hashtag Crotone, insomma spiagge fantastiche. Oggi è domenica, quindi ci vedrete con le stesse abiti perché stiamo registrando tutte lo stesso giorno, ma ci sono 38 gradi fuori, quindi se ci vedete un po' sudati e bagnati è normale. Io ormai viaggio ormai quasi settimanalmente da Urbino, da Crotone, sono 14 ore circa di viaggio e sono stato lontano dal canale perché ho avuto un grave infortunio alla gamba, mi si è aperto il quadricipite, mi si è lacerato e ho avuto un tutore, sono stato allettato, farmaci, stampelle, quindi oltre a non poter registrare non potevo neanche proprio camminare fisicamente, in più ero in una condizione devastante. Io, amante di palestra, comunque amante dell'attività fisica, volevo giocare il campionato con gli Achei Crotone, perché io gioco a football americano, soltanto che mi è stato impedito da questo infortunio che mi ha tenuto lontano da ogni tipo di attività. Ho perso un sacco di peso, ho perso quasi 14 kg, infatti se dall'ultimo video adesso mi vedete dimagrito è per questo motivo. Beh, insomma, a livello di peso non abbiamo perso tutti e due, quindi ci vedete dimagriti. Siamo dei periti, non stiamo mangiando più, cioè non è bello. No, di mangiare no. Mangiamo, controlliamo un po' l'introito però, niente di che. Per quanto riguarda tutto il resto, ragazzi, io vi consiglio di seguire le rubriche che verranno postate, comunque caricate sul canale, e soprattutto vi invito a seguirci anche sulle pagine appunto Instagram e Facebook, perché si stanno aggiornando veramente giorno dopo giorno, anche con le storie. Giorno dopo giorno. Bellissimo. Questo è uno scioglilingua che lo ripeteremo giorno dopo giorno, ci aggiorneremo con questo scioglilingua. Madonna mia, no, comunque stiamo postando contenuti sul canale sia Instagram che sulla pagina Facebook, diciamo quasi giornalmente. Sì. Quindi comunque ci teniamo anche aggiornati con le storie, stiamo cercando di riattivare un po' i canali, ecco. Postiamo anche focus, piccole pillole di allenamento quotidiano, quindi lui in palestra, io amo correre, quindi corso outdoor, mi metto lì, faccio i miei 10-20 km al giorno, quindi i miei allenamenti sulla corsa, mi piace il fondo, quindi piano piano, almeno per quanto mi riguarda, vi porterò in questo mondo dando dei piccolissimi consigli sull'attività fisica outdoor, quindi sulla corsa, su come migliorare magari i tempi, su come migliorare tante cose, perché la corsa ha tante piccole sfaccettature, sembra una cosa, no? Stupida, dice vabbè che fai, corri, vai, però anche il minimo dettaglio, anche magari l'appoggio del piede oppure la respirazione, anche la scarpa utilizzata per esempio, vabbè la scarpa utilizzata lascia stare, fa la differenza. Io personalmente corro scalzo, quindi no. Sì, perché noi qua siamo in Kenya, ci piace correre scalzi. Guarda, per i risultati che hanno i kenioti, cioè sì, mi metto a correre scalzo. Sono record su record, fanno paura, sono allucinanti veramente.
persone di spessore in tutti i sensi, non fisico perché sono molto esseri, però comunque immaginano i chilometri e questo va bene. Ragazzi, allora, questo piccolo format, ok, questo vlog, si chiude qua. Abbiamo detto il motivo della nostra lontananza dal canale, del nostro menefreghismo, anche se non è vero, perché non, anzi, le idee le abbiamo avute, però non ho avuto proprio tempo fisico oppure esserci noi fisicamente. E niente, vi invitiamo come al solito a seguirci sulle pagine Instagram e Facebook, a iscrivervi al canale perché usciranno anche questo tipo di video, se volete, giustamente anche per tenerci aggiornati. E niente, buon allenamento da InSport. Ciao! Yes.